4 c'è Luciano Gioia e poi c'è al suo fianco Riccardo Romagnoli. Prima fila per loro e alle loro spalle Benzi e Marchetti, ma attenzione a Lorenzo Marcucci, numero 31, che parte, lo vedete, con la vettura dal colore verde acido, verde amaro, verde speranza, come abbiamo detto con Bruno ormai, vincitore di gara 1 della propria prima gara e ora in ottava posizione. Tutto pronto, il semaforo diventa verde, sono partiti 18 minuti più un giro, vediamo l'ottimo start regolare per tutti. Sì, no, c'è qualcuno che finisce già con tutte e quattro le ruote sull'erba, sì, certo, un po' di brivido, ma soprattutto lo voglio dare a te, il brivido, secondo me, vogliono mettere ancora a prova le tue coronarie, Bruno, davvero è una gara sicuramente ricca di colpi di scena quella che si prospetta. Vediamo intanto Romagnoli Gioia, una partenza dalla seconda posizione, prima fila, Romagnoli davanti, ma attenzione a Gioia che non ci sta, i due vanno a sportellarsi e Gioia riesce a passare davanti, ma c'è un'avventura termine, che si gira, che rischia di portare a termine però la gara di tanti altri, ma vabbè, il gioco però veramente si riesce però ad evitare il peggio e il peggio, effettivamente non so come, ma in effetti vedo che fortunatamente tutto procede nel migliore dei modi. Gioia è davanti, Romagnoli in seconda posizione, poi Marchetti, poi Benzi, ma davvero è un po' parpiglia in questa prima fase di gara, molto concitata la partenza, anche perché evidentemente poi il ritardo nello start dovuto al fatto delle problemi di formazione e un po' che il pilota è scalpito. Mamma mia. Un po' che molti sono neofiti. Ma qualcosina in B sono pochi neofiti, sono tutti abbastanza navigati. Diciamo che forse l'unico neofita è Di Cori, che è un ragazzino giovane, ragazzino insomma 18-20 anni, che arriverà in kart e ha esordito nel mondo automobilistico proprio con la Midget, numero 88. Quindi da tenere d'occhio anche lui, e in questo momento è in 13ª posizione. Gioia intanto cerca di allungare, vediamo se riuscirà a mantenere questo vantaggio. Alle sue spalle c'è Romagnoli, poi Marchetti che è stato molto bravo, è già in terza posizione, guardate cosa sta facendo, si apre un ventaglio, neanche la moto 3. Seconda posizione per Marchetti, dall'ottava alla seconda posizione, che numeri, poi vediamo anche dietro Romagnoli con la vettura numero 41, che se non sbaglio dovrebbe essere il leader della classifica, considerando gli ottimi risultati delle tre gare precedenti, ma i punti di classifica li faremo dopo. E Marcucci che dovrebbe essere Marcucci, allora, perché ha vinto l'altro giorno. E quindi Marcucci, perché bisogna considerare anche i risultati chiaramente dei compagni di squadra, perché ci sono c'è la classifica piloti e vediamo intanto un ritiro di chi si tratta, Pitita Di Luca, numero 23, Simone Di Luca si ritira, non sappiamo se forse per un contatto o se qualche problema, ma intanto ritiro per lui, problema di natura tecnica. Ci sta andando Camilla Ronchi a passo spedito, mi dice Matteo Rosa, a sentire, brava la nostra Camilla, sportivissima tra l'altro, quindi sarà sicuramente percorrendo la pit lane molto velocemente. Intanto vediamo Marcucci, che Marcucci si porta al comando, Marcucci davanti con Gioia che in questo momento è costretto ad accodarsi, anche Marchetti in terza posizione. Che gara, Marcucci il vincitore della gara di ieri pomeriggio, nonostante sia partito dall'ottava posizione in griglia di partenza proprio per l'inversione della griglia, è riuscito a portarsi subito davanti, guardate Di Benedetto intanto numero 32, che numeri sta facendo, quarta posizione per lui, terzetto di testa intanto agguerritissimo, racchiuso in pochi direi centesimi, Marcucci, Gioia e Marchetti, vediamo ora transitano
famiglia che ha raggiunto le sue interlocutore. Simone, ci racconti una cosa è successo, la rottura del seminasso, giusto? Sì, guarda, poco purtroppo un giro. Niente, cosa che capirò. Ascolta, tu comunque sei un esperto pilota, la prima volta che puoi... Monomarca, sì, normalmente monomarca per trazione anteriore, ho fatto normalmente Trofei Alfa, Trofei Renault. Ti piace questo campionato? Ti piace l'avventura? Niente, purtroppo un po' tribolato questo weekend con rotture varie. Questo è la peggiore perché è il primo giro di gara 2. Grazie, grazie mille. Grazie Camilla, purtroppo ci sta anche questo, quindi delusione per Di Luca. Torniamo con la sfida che si sta consumando un po' per tutte le posizioni, perché la regia giustamente induce anche su quello che succede nelle retrovie, chiamiamole così, anche se in realtà le posizioni vanno a scambiarsi di continuo. Numero 7 è Pizzola in questo momento, vediamo le inquadrature per lui. Hanno migliorato un po' tutti il proprio tono, il tempone in realtà l'ha fatto Marcucci 2.04.9 addirittura. Sì, ce l'ha a un passo diverso Marcucci. Sì, Gioia adesso è vicinissimo comunque ancora a lui, ma Marcucci sta cercando di allungare, chiaramente queste sono alcune delle vetture con la diciamo le, sì, che hanno subito delle ferite in gara 3, esatto, perché esatto. Quelli che hanno il cofano bianco vuol dire che hanno avuto delle ferite di guerra, esatto, e quindi non c'è stato chiaramente il tempo per ricolorarle. Di Benedetto si è fatto sotto a Marchetti, sono tutti in scia, Gioia, Marchetti, Di Benedetto molto vicini. Vediamo Gioia, Marchetti, sì, e Di Benedetto un terzetto racchiuso in pochi decimi quando passano nuovamente sul rettilineo del traguardo. Vediamo i loro distacchi. Marcucci intanto ha allungato, un passo incredibile, ma attenzione a Di Benedetto che anche lui ha un ottimo passo, 2.03.5, ha siglato il nuovo giro record della gara ed è passato in terza posizione davanti a Marchetti. È davvero difficile e vediamo ancora schermate, numero 27 Malucelli che si porta avanti di una posizione con Ceresoli alle sue spalle. Ceresoli sta facendo una bellissima rimonta, sì, perché è partito da ultimo, quindi sta risalendo. Attenzione di Benedetto, Gioia, contatto ravvicinato. Gioia, numero 44, vediamo. Escono affiancati. La posizione in questo momento, numero 32 per Di Benedetto che è velocissimo, ha siglato il giro record della gara, infatti alla staccata della ribassa va davanti con determinazione Di Benedetto, eccolo con la vettura numero 32, non vi dico, qui Bruno Zanini ha veramente diciamo un trasporto, un piccolo mancamento, esatto, un trasporto nel seguire i suoi piloti, del resto da promoter, nonché da organizzatore, nonché da importatore di queste vetture. Vi lascio immaginare quanto possa essere coinvolto, e poi immagino che lo capirete anche voi dalle sue parole. Bella del resto questa gara, questo trenino. E sono tutti vicini, stanno girando più o meno con gli stessi tempi, quindi sul dritto si sente l'effetto scia, si ricompattano e poi si aprono a ventaglio, quindi sì, quindi c'è molta bagarre. Davvero una gara molto agguerrita, chiaramente le vetture tutte uguali, dicevamo che non essendoci elettronica la differenza poi la fanno alcuni dettagli, quali possono essere la pressione delle gomme ad esempio. Sì, ci sono alcuni dettagli sulla regolazione della vettura che tra l'altro è molto sensibile, e questo per andare a sfruttare il 100% della vettura ovviamente. Numero 32 di Benedetto da tenere assolutamente d'occhio, guardate che numeri sta lì, facendo. Sta tenendo la scia di Benedetto. Di Benedetto in seconda posizione, Gioia alle sue spalle, poi Marchetti, mentre Marcucci ha un vantaggio che adesso è di 3 secondi e mezzo, ma attenzione al termine. È incredibile, è in decima posizione, ha fatto un giro record della gara, 2.03.2, ma abbiamo visto prima che ha avuto un tempo. Sì, si è girato e quindi è partito dal fondo. Ma è uno dei piloti a tenere l'occhio. Sì, in gara 1 ha fatto il record assoluto della midget sul circuito di Imola, con
tempo veramente stratosferico. E quindi assolutamente da tenere d'occhio come pilota nel corso della stagione. Assolutamente. E vediamo se riuscirà anche a recuperare posizioni, perché di questo passo guadagna 2 secondi a giro nei confronti degli avversari, e quindi è a giro più veloce, a giro più veloce, potrebbe sicuramente recuperare ancora delle posizioni importanti. Il tempo ancora per recuperare c'è, mancano 8 minuti e 10 secondi lo scadere del tempo regolamentare, poi ancora un giro prima della bandiera a scacchi, la quarta per la Vincent Italian Series in questo round di debutto. Ricordiamo, terza stagione della Midget Italian Series organizzata da Motor Quality, una serie che è a livello internazionale, è nata in Francia 6 anni fa, e poi ci sono altri campionati simili a questi un po' in tutto il mondo, sì, in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti. Guardate che trenino di piloti, e davvero uno nella scia dell'altro, come dicevamo con Max Figoli, tra l'altro, che è stato in cabina di commento con noi per gara 2 e per gara 3, che è testimonial nonché istruttore di molti dei piloti della Midget. Ebbene, ovviamente il gioco delle scie qui fa degli scherzi imprevedibili, perché ad esempio tu puoi uscire dalla scia per sorpassare un pilota a contatto, Maruccelli, 7 Maruccelli rientra comodamente, non c'è nessuno alle sue spalle, ma vediamo che c'è una difficoltà, forse questo è fattore che, sempre del team Maruccelli, che ed è quello che ha fatto poche fiamme oggi, che, sì, esattamente. Pensate quindi quanto sono stati bravi i tecnici che hanno rimesso in piedi sua vettura. È vero che la gara è stata in mattinata, ma tempo ce n'era veramente poco per giungere a questa seconda gara della giornata. Marcucci ha un vantaggio di 4 secondi su Di Benedetto, qui dietro vediamo invece Benzi e Pizzola, numero 21 Benzi, Pizzola 7, Romagnoli numero 41, poi c'è il Termine che vedete sta adesso andando spinge a insidiare Ceresoli con il crono di 2.03.1, può guadagnare tempo, può guadagnare posizioni. Ma hanno, giro più veloce. Sì, hanno migliorato un po' tutti anche davanti a lui, ma chiaramente Termine con il giro record è più veloce di circa 4-5 decimi, anche di più, anche addirittura un secondo rispetto ad alcuni piloti che lo precedono, quindi può guadagnare posizioni, ma raggiungere gli avversari è una cosa, e superarli, soprattutto in una pista come Imola, è decisamente un'altra cosa. 5 minuti e 40 allo scadere del tempo regolamentare, chiaramente chi vuole sorpassare deve farlo il quanto prima possibile. Intanto entra con 11, numero 11 Marchetti, è rientrato in corsia box, non sappiamo per quale motivo, evidentemente qualche problema per Marchetti che rientra, e speriamo che possa risolvere il suo problema e rientrare in gara. Marcucci intanto si prepara ad una doppietta, perché ha questo bel vantaggio che lo mette relativamente al sicuro. Qui intanto c'è un'altra vettura che si gira, numero 41 Romagnoli. Romagnoli proprio, che stava facendo una bella rimonta e che quindi perde posizioni, vediamo che va in ghiaia. Attenzione, perché sta sopraggiungendo un altro concorrente, fortunatamente non ci sono contatti, ma si procede quindi con le posizioni che si rimescolano di continuo. Vediamo intanto che cosa sta succedendo in pit lane con Marchetti, che è stato costretto a rientrare. Torniamo con le immagini sulla gara e vediamo Ceresoli che si sta cercando di difendere da Termine. Termine ha trovato un osso duro in Ceresoli, adesso esce dalla scia, ma guardate come bravo Ceresoli a chiudere immediatamente la porta al momento. Quindi per Termine, che pure ha siglato il giro veloce, non c'è stata la possibilità di compiere nessun sorpasso, è rimasto esattamente nella stessa posizione, quello di cui si è avvantaggiato in effetti uscita degli altri piloti che hanno commesso degli errori e sono quindi scesi di posizione oppure si sono ritirati. Vediamo Marcucci, che sì, ormai indisturbato gestisce il vantaggio su Di Benedetto, a circa 4 secondi e mezzo di vantaggio, quindi siamo, gest-
gestisce. Grande gara per Marcucci, con Di Benedetto che segue a 4 secondi e 3. Andiamo a rivedere intanto la regia cosa ci mostra. Il numero 41 è Romagnoli, che va a sorpassare Malucelli, anche perché Romagnoli sta cercando adesso di recuperare dopo il testa coda di prima, sta cercando di recuperare posizioni. Eccolo, infatti nel testa coda si gira, ma avete visto, è tornato in gara, nessun problema per lui, se non il fatto che ha perso tante posizioni. Ma per fortuna il campionato è lungo e ci sono 4 gare per ogni round, quindi tante possibilità di andare a recuperare i punti perduti. E adesso andiamo a sentire Camilla. Con chi sei, Camilla? Sì, Camilla, sono con Ronny Marchetti, costretto al ritiro a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Cos'è successo? Sì, stavo facendo una bella gara in rimonta, sono arrivato a ridosso del podio, quando la rimazza mi è comparso un allarme pressione olio e il motore si è indurito, sono subito uscito al box. Grazie mille. Grazie Camilla, quindi peccato per l'uscita di Marchetti, che è stato molto bravo però molto a entrare bravo, subito per evitare esperienza. Sì, per evitare guai maggiori. Torniamo a seguire quello che sta succedendo un po' in tutte le posizioni. Benzi numero 21, in questo momento vedete che termina la sorpassato sia Ceresoli sia Benzi. Quindi avanti due posizioni per Termine, che si sta portando, quindi si è portato in quarta posizione. Chissà se non riesca ancora a guadagnare qualcosina. Mancano 2 minuti e ancora poi un giro prima della bandiera a scacchi, quindi qui è davvero dura. Guardate i Ceresoli e Benzi cosa stanno facendo, affiancati, molto corretti. Comunque guardate il sorpasso, Ceresoli davanti con la vettura della linea rossa, Benzi invece uno dei feriti, sono le feriti ovviamente nel senso scherzoso del termine, ci riferiamo alle vetture che, come potete vedere, sono prive di livrea in parte, perché sono i pezzi della carrozzeria sono stati sostituiti con quelli ovviamente non decorati, graficati. Allora, riepiloghiamo, Bruno. Allora, abbiamo Marcucci che conduce a circa 6 secondi di vantaggio su Di Benedetto, Gioia che sta facendo un'ottima gara in quanto è un over 50 e ha fatto tutte e quattro le gare nel weekend, quindi bravissima Gioia. Termine ha fatto una rimonta furiosa, oserei dire, con un giro velocissimo di 2.03.1. Ceresoli, Benzi, Giudice che è Claudio, anche lui ha fatto tutte e quattro le gare, quindi bravissimo. Gonnella, Romagnoli, Fattori, Di Cori, l'esordiente che viene dal Qatar, Malucelli, Pizzola probabilmente ha avuto un problema perché era avanti. Sì, un technical problem alla curva 9, ci compare nel nostro monitor a circuito chiuso. Intanto vediamo dove saranno i piloti quando scadrà il tempo regolamentare. I piloti in testa, chiaramente, in particolare Marcucci, che conduce con 5 secondi e 8 di vantaggio e che continua a martellare giri veloci, comunque 2.03.8, quindi è sotto il muro del 2.04, è l'unico che sta girando con questi ritmi al momento. Termine ha preso Gioia, Termine è negli scarichi di Gioia. Attenzione, questo è il numero 7, Pizzola, che abbiamo visto che ha avuto dei problemi tecnici. Intanto gustiamoci anche questa sfida, quindi di Termine, che come fa rilevare Bruno Zanini è riuscito a rimontare fino alla quarta posizione, ma chiaramente non si accontenta. E adesso eccoli, vediamo la sfida numero 9 per Termine, numero 44 per Gioia, che è in terza posizione, quindi si stanno contendendo una posizione importante, il terzo gradino del podio. È scaduto il tempo, intanto quindi si andrà a finire questo giro, perché ecco l'ultimo giro, infatti era transitato Marcucci a tempo già scaduto, quindi è soltanto un giro, 4.909 metri, Termine davanti, però non ce la fa tenere la curva. Vediamo se riesce, rientra e riesce a mantenersi davanti con Filippo Zanini, che rischia
alle spalle sia di Gioia che di Ceresoli, che lo hanno sorpassato da quarto a sesto. Bandiera a scacchi, su presto, perché sennò il nostro Bruno Zanini non ce la fa a seguire questa gara, è talmente talmente ricca di colpi di scena che sta veramente facendo coinvolgere Bruno Zanini, giustamente però, perché guardate che emozioni. Davanti intanto la situazione è sempre più tranquilla invece per Marcucci, che è stato bravo a costruire un bellissimo vantaggio. Termine intanto non ci sta assolutamente, vuole provare ad andare nuovamente all'attacco del terzo gradino del podio. Davanti a lui Ceresoli e Gioia, Ceresoli è terzo, Gioia in quarta posizione, tenterà sicuramente tutto. Termine, che abbiamo visto è molto veloce in fatto di giro, però dietro di lui ci sono Benzi e Giudice che si sono riagganciati e si sono dati fastidio e hanno rallentato il loro ritmo, e quindi quelli dietro si sono riavvicinati di nuovo, giusto per rendere avvincente la conclusione. Vince Marcucci intanto in tutto questo in solitaria con guardate quanto vantaggio nei confronti di Benedetto. Marcucci, giro d'onore per lui, di Benedetto transitato in seconda posizione, e adesso vediamo la terza piazza di Ceresoli in volata, poi Gioia, Termine, Benzi, Giudice. Questo è l'ordine di arrivo, anche se ci compare la notifica che è under investigation Termine, evidentemente qualche sorpasso, un po' garibaldino, che probabilmente ha dato un po' nell'occhio, e quindi adesso saranno analizzati, filmati e eventualmente prese delle decisioni. Intanto Marcucci va a festeggiare una bellissima doppietta, nonostante sia partito da ottava posizione, bravo, costruito un bel vantaggio, e questo forse è il segreto, perché si toglie dalla mischia, esatto. E va. Comunque bella gara anche questa, piena di emozioni. Io non vengo più in cabina di commento perché non. Vabbè, ma se tu la seguissi dal muretto sarebbe la stessa cosa, almeno sei in compagnia, su. Sì, assolutamente. Allora ti aspettiamo, assolutamente, però è chiaro che seguire da qua effettivamente è una emozione ingigantita, diciamo così, perché non ti perdi neanche un attimo di quello che succede in pista. Allora, comunque, sì. Ottima gara anche Ceresoli, che è partito dall'ultima posizione, è arrivato terzo, quindi veramente un'ottima condotta di gara con estrema attenzione e velocità e furbizia, perché ha tratto vantaggio dal disturbo di Termine con Gioia, che si sono un po' toccati, sì. E quindi lui ne ha approfittato immediatamente. Ceresoli davvero bravo, perché ha mantenuto i nervi saldi e ha saputo approfittare, come dice giustamente Bruno, poi della situazione, e le gare sono fatte anche di questo, rimanere un po' attendisti e lasciare che ci siano delle situazioni.